Allora, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale del 13 aprile 2019. Allora, Rigazio. Presente. Filippi. Presente. Castelli. Presente. Bobba. Arriva più tardi forse. Sì. Grigolo. Assente. Autino. Presente. Cornati. Presente. Cena. Presente. Beltrame. Assente. Civati. Presente. Saggio. Presente. Prego, il numero legale c'è. Allora, partiamo con il primo punto, la prima proposta dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Se non ci sono osservazioni, io la metterei ai voti. Chi è favorevole? Questo è quello per... È l'ultimo. No, deve solo comunicare che sono stati due prelievi dal fondo di riserva. Uno quando è libero il numero dell'e l'altro dell'e. Gli importi sono questi. 4.100 l'ultimo. Con l'ultima che è giunto, questo qua. Sì. E quest'altro era per la lotta biologica del zanzare. 4.000, allora. Sì, 4.000. Quindi 4.000, 4.100. Il secondo punto all'ordine del giorno sono comunicazioni circa i prelievi dal fondo di riserva ordinario. Nell'ultima giunta che abbiamo fatto giovedì scorso, che è stata l'ultima dell'amministrazione attuale, abbiamo previsto con due delibere della giunta due prelievi dal fondo di riserva. Uno di 4.000 euro destinato a quel progetto a cui abbiamo aderito della lotta biologica integrata alle zanzare e questo è il 25 febbraio. Sì, del 25 febbraio. E l'ultima invece, quella dell'altro giorno, dell'11 di 4.100 euro per l'organizzazione della festa dello sport. Questa è semplicemente una comunicazione, quindi non richiede votazione. La proposta 3 ha come delibera la ratifica della delibera della giunta comunale del 18-2 avente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Proprio per introdurre, poi lascerei la parola all'assessore al bilancio, con quest'ultima variazione abbiamo praticamente inserito nel bilancio diciamo le somme che si sono arrivate, quindi devono essere introitate, inserite nel bilancio. Lascerei la parola per i dettagli all'assessore Autino. Sì, e la prendo volentieri, anche se un po' rauca. Una variazione bilancio prevede sempre una lista di entrate o minori spese e una lista di spese. Sul fronte delle maggiori entrate che sono state contabilizzate in occasione della giunta del 12 febbraio, abbiamo 12.000 euro quali maggiori entrate sul capitolo fondo di solidarietà, ovvero trasferimenti che il Comune riceve dallo Stato. Abbiamo inoltre maggiori compensazioni nucleari, fondi Scanzano, per 22.990 euro rispetto agli 85.000 inizialmente previsti, quindi questa voce è salita a 107.990. Abbiamo poi interventi di carattere ministeriale, uno a favore della messa in sicurezza di quello che può essere ritenuto migliorabile nei comuni di piccoli, e sono 50.000 euro che sono stati ricevuti dal Ministero degli Interni, appunto finalizzati interventi di messa in sicurezza sul territorio. E l'altro intervento che viene finanziato da organismi esterni e dal Ministero della Pubblica Istruzione in questo caso, prevede interventi su edifici scolastici o prescolastici e vale 140.000 euro. Questa voce non è casuale, è un po' che si parla della proposta di capotare, di migliorare l'efficienza energetica
nella struttura Ortensia Marenco che abbiamo realizzato vicino al condominio La Quiete. In effetti passiamo adesso a quello che è il fronte degli impieghi di queste cifre. I 140.000 euro per edilizia scolastica sono destinati alla capottatura di quell'edificio, i 50.000 euro per la messa in sicurezza sono stati destinati al potenziamento e al miglioramento, al ripristino di quelli che sono i marciapiedi in condizioni meno fruibili, mentre invece le altre voci vedono come destinazione 7.500 euro per quel lavoro di raccordo del canale irriguo alla rete, in modo da poter, parliamo di Corso Vercelli, c'era un intervento programmato, realizzato e cofinanziato con 7.500 euro per appunto raccordare la rete irrigua, ed è un intervento che noi avevamo previsto come parte di quegli interventi per contenere i problemi da allagamento. Il CISAS ha richiesto un adeguamento di 2.000 euro. 1.000 euro sono stati destinati invece a un'agenzia esterna che segue l'elaborazione degli stipendi del Comune. 22.990 euro, che sono quelli del maggiori fondi Scanzano, sono stati destinati a potenziare quello che è il fondo per la manutenzione del patrimonio comunale, e 4.000 euro li abbiamo destinati invece a dotare la Polizia Municipale di risorse per poter provvedere all'arrivo del nuovo vigile, comprese le divise. 50.000 euro di manutenzione straordinaria dei marciapiedi del palazzo, di 140.000 anche. Questa praticamente è l'ultima variazione di bilancio che abbiamo organizzato come giunta in questo mandato. Non avrei altro da elencare se non chiedere l'approvazione in modo da ratificare quanto fatto. Grazie. Ci sono delle osservazioni da fare? Abbiamo già visto tutto il dettaglio, perlomeno. Se non ci sono cose, io lo metterei ai voti, che è favorevole. Grazie. Mi sono dimenticata prima di dire, ieri abbiamo deciso che se il consiglio alle 10:30 non è finito lo sospenderemo, perché c'è il funerale del Giovanni Bono che è stato per tanti anni con noi, quindi mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, ritengo che sia una cosa doverosa. Proposta numero 4, esame d'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018. Entro il 30 di aprile la legge prevede che ci sia questo passaggio. E io lascerei la parola al ragioniere Andreone per la presentazione. Sospendiamo momentaneamente la seduta. Ah sì, no, vado di qua. Sì, come al solito abbiamo preparato come servizio finanziario alcune slide per presentarvi i numeri del rendiconto di gestione 2018, che chiude il ciclo della programmazione finanziaria dell'anno 2018, iniziato con il bilancio di previsione, poi susseguitosi con le variazioni di bilancio, con la verifica degli equilibri di luglio dello scorso anno, e quindi con il rendiconto si chiude il ciclo di gestione finanziaria, insomma. Il primo dato che vi propongo è quello finale, in realtà, ed è l'avanzo di amministrazione disponibile, quindi al netto dei fondi pluriennali vincolati, che evidenzia un avanzo di amministrazione appunto di 5.375.000 euro. Il macroaggregato l'ho spacchettato, poi forse si vede un po' poco, ma l'ho spacchettato nelle tre gestioni più significative del bilancio stesso, e cioè la parte di competenza, che è composta dal risultato bilancio corrente, che propone come risultato 615.000 euro, il bilancio degli investimenti, che ha come risultato un avanzo positivo di 855.000 euro, e la gestione dei residui, ovvero quello che ci trasportiamo dagli esercizi precedenti, che vale circa 4 milioni di euro. Quindi somme importanti. Quello più significativo da analizzare un po' analiticamente è sicuramente il bilancio corrente, cioè la contrapposizione tra le entrate correnti e le spese correnti. Le entrate correnti, come sapete, sono quelle derivanti dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, dalle entrate extratributarie, cioè dai proventi dei servizi sostanzialmente.
E poi ovviamente c'è l'entrata straordinaria, che è il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti, che anche questa fa parte delle entrate del bilancio corrente. Sul fronte delle spese correnti abbiamo ovviamente le spese di personale, l'acquisto di beni e servizi, i trasferimenti correnti, ovvero i fondi che il Comune trasferisce ad altri enti, e qui la parte maggiore, abbiamo visto prima l'assessore al bilancio ha illustrato che abbiamo dato 2.000 euro in più al CISES quest'anno, per esempio, perché è stato richiesto. Imposte e tasse, che sostanzialmente sono l'IRAP sugli stipendi del personale. Ammortamento dei mutui, che noi andiamo dicendo da alcuni anni che ormai il Comune di Cigliano è un comune a debito zero, e questa è la dimostrazione, abbiamo zero assoluto. Altre spese correnti, nel quale rientrano voci residuali, e anche qua, come c'è nell'entrata, c'è nella spesa il fondo pluriennale vincolato finale. Il totale delle entrate correnti sono 3.398.000, il totale delle spese correnti 2.782.000, il saldo algebrico fa quel risultato positivo di 615.000 euro. Qui poi adesso queste slide le pubblicherò, vista anche la velocità con la quale dobbiamo andare, appunto per l'incombenza che ha illustrato prima il sindaco, le pubblicherò sul sito, così poi chi vorrà curiosare, insomma, nelle percentuali, eccetera, e nei numeri assoluti potrà farlo, insomma, no? Adesso non mi dilungherei. Questa slide qua vi propone delle entrate divise tra entrate correnti e entrate straordinarie. Quella che è rispetto alla previsione assestata, cos'è stato l'accertamento. Quindi da qui si vede che sostanzialmente sul fronte delle entrate correnti si è quasi perfettamente allineati tra previsioni e l'accertamento a fine esercizio. Sul fronte delle entrate per investimenti invece abbiamo meno 150.000 euro di entrate che non si sono concretizzate, previste ma anche non si sono concretizzate. Qui avete in termini percentuali quanto incidono le varie componenti del totale delle entrate, quindi il 52% sono entrate correnti, derivanti da entrate tributarie sostanzialmente. Il 7%, ormai una quota abbastanza residuale, sono trasferimenti dello Stato. Il 28% sono entrate extratributarie, e qui rispetto alla media dei comuni, dei bilanci dei comuni, il nostro è molto alto, perché qua noi contabilizziamo le entrate del nostro parco fotovoltaico, che è una voce molto importante, che vale più di 500.000 euro. E quindi questo valore è molto importante, questa parte di bilancio di entrate è molto importante per il bilancio del Comune di Cigliano. Le entrate in conto capitale sono una quota residuale, come anche le entrate per conto di terzi, che non hanno una significativa rilevanza, in quanto praticamente si pareggiano con la spesa. Le spese invece ve le ho presentate con questa slide, suddivise per missioni. Anche qua ci sono delle percentuali, uno può andarsi a vedere quanto incide la spesa, per esempio, dell'istruzione, che vale il 12% del totale delle spese correnti del bilancio. E così via, insomma, sono numeri assoluti e percentuali sul totale di 2.750.000 euro. Questa è un'altra slide abbastanza significativa, dove si vedono sempre per quanto riguarda spese correnti quelli che erano gli stanziamenti suddivisi per macro voci economiche rispetto a quello che è stato impegnato effettivamente. In pratica si può vedere dove sono stati risparmiati o barra, come si vuole leggere, delle piccole inefficienze della macchina comunale sostanzialmente, no? Per esempio sulla spesa di personale si sono risparmiati 101.000 euro, e fotografa abbastanza bene la situazione che si è evoluta nel 2018, dove abbiamo avuto problemi su certi settori di personale, no? Che si è andato e venuto, eccetera eccetera. La voce invece che si può, ecco, altre spese correnti, questa voce qua che è importante,
che apparentemente darebbe un risparmio di 175.000 euro, in realtà sono accantonamenti obbligatori che sono fatti per tecnicismi di bilancio. Tra queste voci qua c'è per esempio il fondo crediti di dubbia che noi dobbiamo obbligatoriamente costituire in bilancio, ma che non va impegnato a fine esercizio e quindi va a costituire, e dopo lo vediamo bene in una slide successiva, la quota di fondo crediti che va vincolata nell'avanzo, quindi genera un accantonamento obbligatorio che genera avanzo di amministrazione, ma che non potrà essere utilizzato per non può essere speso sostanzialmente, perché deve compensare crediti di dubbia esigibilità. Questa è la scheda degli investimenti, che vediamo forse politicamente più interessante questa, dove ci sono elencate le principali spese in conto capitale impegnate, comprensive del fondo pluriennale vincolato, quindi evidentemente spese che sono state impegnate ma non sono state concretamente realizzate, ma ribaltate sull'anno successivo perché ne avevano i titoli, quindi le procedure di gara sono arrivate a un certo punto, eccetera eccetera. 126.000 euro per esempio in manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali, 110 in asfaltature, 28.000 acquisto mobili e attrezzature, circa 100.000 euro per l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con tecnologie LED, 20.000 euro di arredo urbano e circa 50.000 euro per il miglioramento degli impianti sportivi. Appunto, risultato di amministrazione 5.375.000, con questa slide qua vi faccio vedere che effettivamente quei 5.300.000 non sono tutti utilizzabili, nel senso che non sono tutti a disposizione, perché una parte va accantonata, una parte va vincolata. La parte accantonata, ve l'ho già detto prima, quei 229.000 euro sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, dello stock di crediti che il Comune ha l'obbligo, in base a degli algoritmi studiati, insomma, l'obbligo di accantonare una parte nell'avanzo d'amministrazione per non renderlo disponibile, proprio per compensare eventualmente crediti che non si possono riscuotere, insomma. Il valore del nostro... noi abbiamo circa 400.000 euro di uno stock di residui attivi, che sono i crediti, abbiamo un fondo crediti di 230.000 euro circa. L'altro accantonamento di circa 5.000 euro si tratta dell'accantonamento obbligatorio per il trattamento di fine rapporto del sindaco. Ogni anno c'è l'obbligo di accantonare una mensilità per poi elargirla al sindaco uscente nel momento in cui terminerà il proprio mandato. Nella parte vincolata invece abbiamo quella quota di circa 85.000 euro che è sostanzialmente la quota di spesa che il Comune dovrà eventualmente sostenere a fine vita del nostro parco fotovoltaico, quello di proprietà del Comune. Quindi da buon padre di famiglia il Comune ha accantonato queste somme qua a fine vita dell'impianto, i costi per lo smantellamento non graveranno sulle generazioni di allora, ma si troveranno già in pancia nel bilancio, nel bilancio, insomma. La quota vincolata direttamente per gli investimenti è 2.676.000, quindi consistente, quindi questa direttamente applicabile agli investimenti senza nessun problema. La parte disponibile è altrettanto cospicua e vale 2.379.000 euro, anche questa potrà assolutamente essere utilizzata per investimenti, però facendo prima verifiche che il bilancio di competenza non sia in squilibrio, oppure che non ci siano debiti fuori bilancio, quindi bisogna, prima di poterla applicare bisognerà fare alcune valutazioni. Come ultima slide, per l'ultima volta, abbiamo i vincoli di finanza pubblica, perché da quest'anno, come sapete, la Corte Costituzionale ha cassato questi vincoli per i comuni, nel senso che hanno riconosciuto che i soldi dei comuni, i comuni li possono usare, e non come quello che ci hanno fatto fare fino al 2018, appunto, centellinarli in base agli spazi finanziari che il Ministero, la Regione aprivano, insomma, no? Quindi per l'ultima volta noi dobbiamo fare questa verifica dei vincoli di finanza pubblica, per noi anche quest'anno sono rispettati, come l'abbiamo sempre fatto, per 633.000 euro, la somma algebrica tra le entrate valide e le spese valide vale appunto questi 633.000 euro. Questa era l'ultima slide che vi presentavo, e sono a disposizione per eventuali chiarimenti, insomma. Come di consueto aggiungerei qualche commento mio. E innanzitutto questo è l'ultimo rendiconto che l'amministrazione uscente presenta.
conferma per l'ennesima volta la virtuosità di Cigliano, innanzitutto, perché vediamo che il rendiconto 2018 chiude con un sostanzioso avanzo. Vorrei solo dare ancora una chiave di lettura non così rosea di questo avanzo, perché non era il nostro obiettivo, questo avanzo così importante. Ti chiederei cortesemente di tornare alla pagina 10, che non rileggeremo nella sua interezza, ma la pagina 10 in qualche modo nella terza colonna, dove abbiamo come titolo 2-3-2-3, ovvero impegni meno stanziamento, in assoluto fa vedere 600.000 euro, 616.000 euro di risparmio sulle spese a fronte di una previsione praticamente completamente azzeccata sul fronte delle entrate. Difatti il nostro surplus di bilancio, il nostro avanzo di bilancio è stato generato tutto per mancate spese. Quindi abbiamo previsto bene le entrate, abbiamo previsto meno bene le uscite, non dal punto di vista dell'andare a mettere nei guai il paese, perché avanziamo dei soldi, ma non era il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era del poter realizzare quei servizi che qualche volta, siamo seri con noi stessi, ci sono stati rimproverati. La fotografia che il servizio economico finanziario ci presenta è veritiera. Nel senso che quando si legge redditi lavoro dipendente meno 100.000 euro rispetto alle previsioni, sono due persone e mezza che sono praticamente mancate nell'arco di un anno. Conseguentemente il venir meno del lavoro, perché le persone non sono qua a scaldare la sedia, ci mancherebbe ancora, il mancato lavoro, la mancata attività di queste persone la vediamo anche due righe sotto, quando acquisto beni e servizi totalizza un meno 236.000. Quindi vuol dire che qualcosa sul fronte realizzativo è mancato. Allora io direi che 100.000 più 236.000 sono circa 350.000 euro, sono la misura di questa, lasciatemi aggiungere piccola come aggettivo, differenza organizzativa che ci è stata contestate, che ha caratterizzato l'annata 2018. Chiaramente gli interventi per risolvere queste anomalie, la corrente amministrazione si è preoccupata di porli in atto o perlomeno di impostarli. Qualcuno non è ancora considerabile pienamente in atto, ma sicuramente gli interventi correttivi sono partiti. A fronte di questa, che secondo me era una dovuta osservazione, sul perché di un così alto avanzo e quali sono le motivazioni, rimangono però i motivi di tante soddisfazioni e il quadro generale, quando faceva vedere tra le spese correnti la voce ammortamenti e interessi su mutui, ripeteva per l'ennesima volta un bello zero, una situazione che non è comune nelle amministrazioni italiane. E che mi fa dire con orgoglio che questa amministrazione ha ereditato una situazione delle amministrazioni precedenti, di sicuro l'ha ancora migliorata. In buona sostanza nelle ultime amministrazioni si è passata da una situazione di meno 3 milioni di situazione cassa a una situazione di positività di 5 milioni e mezzo. Cosa vuol dire questo? Che soprattutto questa amministrazione può lasciare all'Acigliano che verrà un'eredità cospicua di più di 5 milioni di euro, magari non spendibili nel primo colpo. Tu giustamente hai fatto vedere che di questi 5 milioni circa la metà di essi sono praticamente immediatamente disponibili e l'altra metà con qualche attenzione, con qualche verifica in più, ma un'eredità di 5 milioni netti, tasse basse, perché il tutto si è tradotto anche con una contenuta pressione fiscale tra le più basse della provincia, lascia sicuramente spazio e risorse per risolvere quelli che sono comunque i problemi storici del Paese. Con questo io non aggiungerei altro al rendiconto se non quello di chiedere un'approvazione, perché secondo me merita di essere approvato. Grazie. Sì. Grazie Assessore Autino del quadro che hai presentato. Ci sono osservazioni? No. No. Lo mettiamo ai voti. Chi è favorevole?
Unanimità? 9. C'è la doppia votazione, immediati esecutivi. La proposta numero 5 ha come oggetto l'individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Noi durante questi anni ci siamo avvalsi di commissioni consiliari che hanno lavorato, direi, in modo importante per il Comune. Allora, ovviamente intendiamo confermarle e sono esattamente la commissione edilizia, che è prevista comunque dalla legge regionale numero 19 del 99, la commissione consiliare in materia di riforme dello statuto e regolamenti, e nei punti successivi ci saranno due regolamenti da approvare. In questi anni c'è stato un bel lavoro di revisione e di analisi, diciamo, dei regolamenti, e per questo devo ringraziare il consigliere Bobba, in qualità di presidente della commissione regolamenti, ha lavorato in modo positivo e produttivo. E la commissione consigliare in materia di piano regolatore generale comunale. E poi ci sono altre commissioni previste dalla legge, che sono la commissione elettorale, questa d'obbligo, il consiglio di biblioteca, che anche in questo caso il consiglio, diciamo, che lavora parecchio, perché tutta la parte culturale, diciamo, passa attraverso questa commissione. E quindi grazie all'assessore Filippi per la sua presenza. Il presidente non è lei, è il maggiore, giusto? No, Bruno Maggiore. Ecco, e lo ringrazio pubblicamente. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, la commissione formazione degli elenchi dei giudici popolari. Quindi queste commissioni ritengo che sia importante confermarle e lo proporrei al Consiglio. Siete favorevoli? Assolutissimamente. No, volevo solo aggiungere una cosa. Sono tutte commissioni che devono essere formate da consiglieri o persone esterne. No, solo quella della biblioteca può essere formata. Poi, ad esempio, quella dell'agricoltura è formata da due consiglieri più il sindaco, uno di maggioranza e uno di minoranza, più le associazioni dei proprietari e dei coltivatori. Quindi dovranno di nuovo indirizzare queste cose alle associazioni e ai sindacati agricoli. Ecco, come già ho anticipato prima, la proposta 6 è l'esame e l'approvazione del regolamento dell'attività di vendita occasionale dei mercatini. Noi abbiamo affrontato questo tema soprattutto in relazione al fatto che la Regione Piemonte ha emanato una legge, quindi diciamo che questo regolamento, e adesso ce lo illustrerà il consigliere Bobba, va proprio a normare, diciamo, questa materia. Passo la parola. Grazie signor Sindaco. A differenza di quanto mostrato precedentemente, questi ultimi due punti non mirano a chiudere un discorso relativo al mandato, ma sono strutturali e strumentali per quello che sarà il nuovo mandato della nuova amministrazione che avrà in carica l'ente. Il Comune di Cigliano, così come tutti gli altri comuni a livello nazionale, ha una portata normativa di quarto grado e di conseguenza, oltre a doversi giustamente sottomettere a quella che è l'indicazione normativa a livello nazionale, quindi statale, deve uniformarsi e armonizzarsi anche a quella regionale. Di per sé il Comune in proprio, in termini generali, persegue il rispetto e l'applicazione dei criteri regionali, assicurando all'utenza in genere
e promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità, oltre che delle potenzialità che sono esistenti nel nostro territorio. Questo regolamento si rifà da subito alla norma regionale, la 28 del 1999, e le successive modificazioni intervenute, e si va ad armonizzare con il TUEL e quindi il decreto legislativo 267 del 2000. La finalità che questo regolamento ha è quello di dare delle garanzie operative che siano connesse al funzionamento interno dell'ente e contemporaneamente degli elementi di contatto esterni per poter trasferire quello che è il concetto normativo in un'operatività quotidiana da presentare sul territorio. La disciplina generale dei mercatini comunali altro non è che una struttura legale e normativa che viene recepita da organi sovracomunali e concretamente attuata per poter realizzare un operato dei soggetti esecutivi che siano caratterizzanti l'ente come la giunta comunale, i responsabili dei servizi interessati e i responsabili di procedimento che si trovano poi a dover concretamente operare all'interno di questa disciplina. Per cui andando a integrare quanto detto già dal sindaco, è doveroso da parte di questa amministrazione, ed è per questo che chiedo questa approvazione a livello consigliare, dotare il comune di una struttura normativa e garantista del rispetto delle regole per poi nell'operatività, che sia essa quotidiana o mensile, con le manifestazioni che vengono a attuarsi all'interno del comune di Cigliano, essere pronti ed essere a posto per poter operare tutti nel modo più trasparente, più regolare e soprattutto più sicuro possibile. Grazie. Grazie a voi. Lo mettiamo ai voti. Il regolamento sì. È passato sì, sì. Attraverso la commissione. Sì, la commissione l'ha valutato, l'abbiamo visto, è stato visto soprattutto da tutti gli uffici della Polizia Municipale, quindi la prima attivazione avverrà già col 1° maggio e con il rispetto di quelle che sono tutte le norme contenute. Mettiamo i voti, chi è favorevole? Ultimo punto. Ultimo punto, la proposta 7, adesione alla Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo facente capo a Nuova Luce ed approvazione del relativo regolamento. Sostanzialmente quando ci sono delle iniziative, delle manifestazioni, degli spettacoli, faccio l'esempio del Sant'Emiliano, il capannone che si monta sulla piazza, il comune di Cigliano doveva far riferimento alla commissione provinciale perché non aveva una sua commissione. Entrando in Nuova Luce e rinnovando adesso la convenzione, abbiamo pensato ovviamente di allinearci a quelli che erano l'organizzazione appunto di Nuova Luce, che aveva una sua commissione intercomunale. Riteniamo che sia importante, facendo parte di un organismo, essere allineati, diciamo, l'organismo, ed è anche comunque un modo per rendere più snello, diciamo, anche questa fase, questo controllo. Quindi passo anche qui la parola al consigliere Bobba, che l'ha analizzato nel... Allora, non più tardi di questa settimana abbiamo sentito trasparire dagli interventi del Parlamento Europeo e del Fondo Monetario Internazionale due principi che sono quelli della self-regulation e della co-regulation. La Commissione ha voluto trasferire questi macro principi all'interno della sua realtà locale e quello che ha fatto aderendo alcuni anni non sono all'interno del progetto Nuova Luce. Ora, altro non si tratta di confermare questa fiducia all'interno del consorzio e nel contempo di voler dare poi agli operatori, quindi ai vari dipendenti facenti parte di questa funzione associata, un'operatività che sia armonica e continua per tutti i comuni che ne fanno parte.
La Commissione da subito, quando si è seduta per analizzare questo regolamento, ha voluto creare un punto di contatto che fosse di provenienza e di chiusura di un percorso. Di provenienza, perché ovviamente bisogna rifarsi al testo unico delle norme sulla pubblica sicurezza, e di chiusura di un discorso perché la fiducia e il credo manifestato nel sottoscrivere una funzione associata deve essere poi portato avanti nel tempo. Questo regolamento altro non è che il dare un'operatività concreta a quelle che sono le norme e quelli che sono stati i valori istitutivi di questa funzione. Ecco perché, a nome di tutta la Commissione, che qui ci tengo a chiudere il mio mandato, ringrazio nei suoi componenti e ringrazio contemporaneamente tutti gli uffici comunali per avermi dapprima supportato e poi sopportato nello svolgimento della mia mansione, così come ringrazio tutto il Consiglio per la fiducia che mi è stata accordata 5 anni or sono ed è sempre stata ribadita e si è con comportamenti, con parole, con atti ben radicata in questi 5 anni. Per me è stato un onore poter rappresentare questa commissione ed è stato un privilegio potervi collaborare. A titolo personale ho imparato molto dai miei colleghi, che ringrazio, e a titolo personale ho imparato molto da questa esperienza e dal Consiglio. Per cui, con il chiedere in nome e per conto della Commissione l'approvazione di questo regolamento, ci tenevo, come Roberto Bobba, a ringraziare gli uffici, i colleghi che in questi 5 anni mi hanno guidato in questa esperienza, e ci tenevo a fare un ringraziamento particolare ai 2 segretari comunali che si sono succeduti nella guida dell'ente, per la disponibilità avuta sempre nel guidarmi e nell'insegnarmi nuove cose in materia normativa. Grazie. Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Perfetto. Bon, ce l'abbiamo fatta. L'ultimo punto sono comunicazioni del sindaco, e poiché questo è l'ultimo consiglio che presiedo, ho preparato un qualcosa da condividere con voi. Lo leggo. E dice così: eccomi al termine del mio mandato. E ricordo quel 26 maggio del 2014, quando sono stata eletta sindaco. L'emozione è stata molto forte. Insieme tante domande mi assillavano. Sarò in grado di ricoprire questo ruolo? Sarò capace a far fronte alle tante richieste, alle responsabilità, alle decisioni da prendere? Ricordo quando per la prima volta mi sono seduta dietro alla scrivania dell'ufficio. Poi il ruolo che ricopri non ti permette di tergiversare, e perché l'attività amministrativa incalza, le esigenze di un paese sono lì che ti aspettano soluzioni, decisioni, e così il lavoro è partito. L'esperienza maturata negli anni precedenti, prima come consigliere, poi come assessore vice sindaco, è stata fondamentale per potermi muovere all'interno del comune. Tante sono state le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questo quinquennio e voglio provare a ricordarne alcune. Per esempio, abbiamo dovuto gestire la situazione migranti che ci è stata imposta dal prefetto e alla quale non abbiamo potuto sottrarci. Sono stati residenti per 2 anni nel nostro paese circa 50 ragazzi. Abbiamo cercato prima di tutto di dimostrare loro la nostra capacità di accoglienza e poi di creare una forma di collaborazione con la cooperativa che li gestiva, per far sì che si potessero affrontare i problemi e eventualmente ce ne fossero stati. Tant'è vero che abbiamo organizzato anche assemblee con loro, per esempio per parlare della necessità di indossare il giubbotto catarifrangente per evitare incidenti, e purtroppo sappiamo che uno di loro, Nadim, è morto proprio sulla strada verso la sua casa, e per parlare anche di un problema che era stato evidenziato, che era quello dell'accattonaggio. Abbiamo ricevuto il racconto delle loro vite tragiche che le hanno spinte a cercare un'altra destinazione di vita lontano da casa,
e la loro gratitudine attraverso piccole attività fatte per il comune che li ha ospitati. Peraltro, in modo del tutto inaspettato, lo Stato ci ha riconosciuto 50.000 euro come paese accogliente. Posso dire con orgoglio che non hanno mai causato problemi e che chi nel corso di questi ultimi anni lo ha affermato l'ha fatto solo per scopi politici. Credo di poter dire con certezza che i nostri anni di amministrazione siano stati in assoluto quelli più critici degli ultimi anni. Il Comune di Cigliano è risaputo a una condizione economica decisamente virtuosa, frutto di scelte realizzate nel passato che traguardavano il futuro con assoluta lungimiranza. Ma l'ingresso dei comuni nel patto di stabilità ha congelato tutto. E questo ha messo in difficoltà tutti i comuni italiani. Le scelte di un'amministrazione possono essere solo due: o alzare le tasse a tutti i cittadini, come è stato fatto da parecchie amministrazioni a noi vicine, o fare scelte oculate, monitorando costantemente il bilancio, catturando opportunità dei bandi, presentando progetti importanti, per esempio la raccolta differenziata spinta era uno di questi, che consentono di riuscire a realizzare piccole ma significative cose con fondi propri. Non si sono potute realizzare grandi opere, come evidente, ma siamo riusciti a costruire un nuovo lotto di loculi nel cimitero, perché anche questi purtroppo sono necessari, la piazza Felice Vigliano, dando la giusta e doverosa riconoscenza ad una persona speciale per Cigliano. Abbiamo anche dato i nomi, diciamo, Piazza Noè e Piazza Gabriella Agnetis a due personaggi che sono importanti per la storia di Cigliano. Abbiamo realizzato il passaggio tra Via Bertazzi e Piazza Alleati, il passaggio sotto Palazzo Carpeneto, che era il primo dei tre step per la messa in sicurezza dell'edificio. E a proposito di Palazzo Carpeneto, è proprio il patto di stabilità che ha bloccato qualsiasi possibile ristrutturazione insieme ai vincoli della sovrintendenza. Una sfida è stata anche la gestione di ciò che è seguito all'incidente di Palazzo Carpeneto. L'ufficio tecnico nel giro di qualche mese si è svuotato, logica conseguenza da parte di chi ha denunciato il proprio sindaco e assessore. Chi amministra sa che non è così facile trovare un geometra responsabile, vuoi perché la legge non permette nuove assunzioni se non nell'anno finanziario successivo, vuoi perché, potendo passare solo attraverso la mobilità, le amministrazioni non danno volentieri il nulla osta. E così la soluzione, anzi la persona che abbiamo trovato, non poteva essere presente per più di 12 ore alla settimana. Per un po' Cigliano ha risentito di questa situazione con ritardi che venivano scambiati per incuria, ma ora sta andando a regime un'organizzazione che garantirà all'amministrazione successiva un ufficio efficiente e soprattutto sicuro dal punto di vista procedurale. Ritengo poi di aver lavorato molto dal punto di vista del sociale e della sanità, facendo sentire sempre la voce dei ciglianesi nelle sedi opportune, ben sapendo che le scelte in questi settori della vita pubblica non spettano direttamente al Comune. Abbiamo portato a casa risultati molto significativi, considerato che all'inizio del nostro mandato le voci che circolavano davano il nostro poliambulatorio in chiusura. La presenza costante ai tavoli di lavoro ha permesso non solo di mantenere i servizi che avevamo, ma di ampliarli fino ad arrivare alla prossima presentazione, che avverrà entro il mese di aprile, della Casa della Salute. È un punto d'inizio che sono sicura porterà nel giro di qualche anno a vivere il nostro poliambulatorio come un vero centro polifunzionale, nel quale si troveranno risposte ancora più corrispondenti ai reali bisogni di salute dei cittadini. Riguardo sociale, essere presente nel CDA del CISAS ha creato sicuramente i presupposti perché le necessità di servizi da parte dei ciglianesi e la loro erogazione da parte del personale del consorzio diventassero assolutamente corrispondenti. In questo settore tanto ha fatto la persona del nuovo direttore del consorzio, che portando esperienze maturate in precedenza, idee nuove e innovative, riorganizzazione del personale, ha saputo motivare il personale e rendere i servizi molto più efficaci ed efficienti. Tanti sono stati i problemi che mi sono stati presentati da parte di ciglianesi e che attraverso una stretta collaborazione con le assistenti sociali sono stati affrontati e risolti. Un fiore all'occhiello è stata anche l'apertura sabato scorso del centro antiviolenza Ricomincio da qui,
a Santhià, che vede il CISA settore principale, ma che soprattutto offre un importante luogo di ascolto alle donne vittime di violenza e la possibilità di affrontare un percorso professionalmente qualificato per cercare di venirne fuori. Un'altra sfida importante per l'amministrazione è stata quella di riunire intorno ad un tavolo tecnico tutti gli attori per affrontare e cercare una soluzione a breve e a lungo termine per il problema dell'allagamento di Cigliano durante le bombe d'acqua. Prefettura, regione, provincia, consorzi irrigui, comuni vicini, protezione civile sono stati tutti partecipi e hanno portato a conoscenza di tutti i problemi derivati da tali fenomeni. Si sono raccolti tutti i dati che permetteranno nella riunione di giovedì prossimo di avanzare proposte e fare richieste di fondi per poterli realizzare. Un rammarico è quello di non aver potuto dialogare con una minoranza. Purtroppo 5 anni fa la nostra è stata l'unica lista che si è presentata alla sfida elettorale. Ricordo durante i mandati precedenti un'ottima collaborazione da parte della minoranza nelle commissioni consigliari e un ottimo scambio di opinioni qualificate che sicuramente hanno fatto da stimolo alla maggioranza. In questi ultimi 2 anni il ruolo della minoranza è stato interpretato dai social che, lasciatemi dire, hanno scatenato solo delle bagarre inconcludenti e a volte addirittura nocive. Ma da sola non avrei fatto nulla. Il mio lavoro si è potuto svolgere grazie a costanti discussioni e confronti con tutti i miei consiglieri e assessori che attraverso un percorso costruttivo e collaborativo hanno fatto sì che si prendessero le decisioni più appropriate per Cigliano. Sono stati tutti dei preziosissimi collaboratori che, ognuno con le loro proprie competenze, le proprie sensibilità, hanno saputo portare sempre elementi importanti ai fini delle decisioni da prendere. A tutti loro va il mio grazie più sincero. Credo di aver operato con le caratteristiche che mi contraddistinguono: disponibilità, passione, umiltà, empatia, supportate dai valori che fanno parte della mia vita: onestà, accoglienza, giustizia, senso della famiglia e dell'amicizia. Ho potuto, nell'arco dei miei 5 anni di mandato, conoscere e relazionarmi con tante persone. I ciglianesi che hanno sempre trovato una porta aperta e una parola anche per strada. Quelli che si sono rivolti a me con un problema da risolvere e per i quali ho cercato una soluzione. Le persone che ho unito in matrimonio, con le quali ho condiviso forti emozioni. I cittadini che hanno, dopo anni di permanenza in Italia, ottenuto la cittadinanza italiana e dalle quali ho accolto il loro giuramento e la loro gioia. I ragazzi che hanno abitato nel CAS per 2 anni e che mi hanno permesso di conoscere le loro storie e le loro sofferenze. Le persone che ho incontrato nelle situazioni più disparate che il ruolo di sindaco comporta, colleghi sindaci, assessori, consiglieri, responsabili dei diversi settori a livello locale, provinciale, regionale e statale. Ho avuto l'onore, come ho detto prima, di far parte del CDA del CISAS, con il quale ho contribuito a portare a Cigliano più servizi e iniziative. Ho fatto parte di progetti con Cigliano come comune capofila. Mi sono confrontata con tante realtà che mi hanno permesso di crescere e mi hanno arricchita, perché ho sempre creduto e continuo a credere che solo con il confronto e con il rispetto per le persone si possa fare qualcosa per il proprio paese. Purtroppo il mio mandato è coinciso col periodo più difficile e più critico per la pubblica amministrazione, durante il quale il Comune, come abbiamo detto, non avendo soldi a disposizione, non ha potuto impegnarli in progetti importanti. È noto a tutti poi l'avviso di garanzia che mi ha coinvolta, insieme all'assessore Castelli, per il problema di Palazzo Carpeneto. Questa vicenda, che si sarebbe potuta risolvere in modo più snello, ha scombinato tutto l'ufficio, portando i problemi che tutta la cittadinanza ha potuto vedere. Un grazie profondo lo devo a tutti i dipendenti del Comune, persone vere, ognuno con la propria personalità, il proprio carattere e la propria grande professionalità, con il quale ho condiviso un percorso, dai quali ho avuto sempre la massima collaborazione e per i quali provo la massima stima. Grazie al segretario comunale, attuale e uscente. Ricordo a tutti che la macchina comunale è fatta di persone, senza le quali nessun progetto può essere realizzato e nessun problema può essere risolto. È stata un'esperienza bella, costruttiva, che ho svolto con onore,
sapendo che il ruolo di sindaco è un privilegio non riservato a tutti. Grazie a tutti quelli che in questi anni mi hanno sostenuta, perché non ho mai dimenticato di essere una cittadina giglianese. Chiudiamo il consiglio. Un tempo per la cerimonia.